Benvenuti sullo strano canale. I diamanti sono i migliori amici di una donna, cantava Marilyn Monroe. A mio avviso la frase andrebbe modificata con quasi tutti i diamanti sono i migliori amici di una donna. Scopriamo insieme la strana storia del diamante che non ne ha mai voluto sapere di essere amico proprio di nessuno. È una meraviglia della natura. Rientra nella cortissima lista dei diamanti più famosi del mondo e anche in quella più lunga degli oggetti che portano sfortuna. È bellissimo e letale. Chiunque abbia avuto la cattiva idea di comprarlo per rigirarselo soddisfatto tra le mani, si è visto arrivare addosso un carico di sfortuna e morte. La sua storia, come vuole un'affascinante leggenda, comincia in India, tra le ondulazioni di pietra del viso di un idolo. La gemma fu strappata da uno degli occhi dell'idolo e la divinità fu trasformata in una miseranda statua guercia. Chi crede al potere delle maledizioni sostiene che l'idolo violato riversò sul gioiello tutta la sua ira e tale energia negativa lo rese un porta sfortuna d'eccezione. La realtà è che, molto probabilmente, questo diamante venne estratto dalle miniere di Kollur, a Golconda, in India, e venne prontamente acquistato dal commerciante di gioielli Jean-Baptiste Tavernier. Il diamante viaggiò fino alla Francia e fu acquistato nel 1688 da Luigi XIV, che lo fece intagliare a forma di cuore, riducendo così i suoi carati dagli originali 112 ai 67,5 del nuovo taglio. Ma che fine fece il commerciante Tavernier? La sua attività fallì e il bisogno di denaro lo costrinse a ripartire per l'India alla ricerca di altri tesori. Morì prima di raggiungere la terra dei diamanti. Sia Luigi XIV che Luigi XV sfoggiarono il diamante in varie occasioni. Quando Maria Antonietta lo ricevette in regalo, volle unire la gemma ad altre pietre preziose. Non c'è bisogno di ricordare la triste fine cui andarono incontro il re e la regina. Nel pandemonio della Rivoluzione francese, molti dei gioielli reali scomparvero, forse rubati dalle stesse persone che avevano giurato eterna fedeltà alla corona. Tra i vari tesori provenienti dalle regge imperiali c'era naturalmente anche il diamante. Fu sottratto a un gioielliere che ebbe un infarto quando seppe che il ladro era suo figlio. Il ragazzo si suicidò quando si rese conto di avere indirettamente ucciso il padre. Un amico del giovane trovò il diamante tra i beni del suicida e morì di lì a poco. Passando di mano in mano, la gemma arrivò a Londra nel 1830, dove cambiò di nuovo forma e dimensioni, perdendo altri carati lungo la strada, fino a giungere ai 44,5 attuali. Il banchiere Hope si innamorò all'istante della pietra preziosa e pagò una cifra astronomica per averla e per poterla battezzare con il suo nome. I membri della famiglia Hope lo tennero a turno per brevi periodi. La coppia formata da Lord Francis Hope e da Mary Yeo si divise dopo aver accolto in casa la pietra. E Mary stessa, che prima di toccare il diamante aveva avviato una discreta carriera come cantante, finì i suoi giorni in completa povertà. Jacques Collot fu il proprietario successivo. Per ragioni non ben precisate, impazzì e si uccise dopo averlo venduto al principe russo Kanitovsky, che, reso cieco dalla gelosia, strangolò la ballerina delle Folies Bergère alla quale l'aveva regalato. Se pensate che il principe si sia salvato, vi sbagliate. Fu linciato dai rivoluzionari. Il gioielliere greco Simon Matalides, che lo comprò subito dopo, non fece neanche in tempo a godere appieno del suo nuovo acquisto, perché si sfaracellò sul fondo di un burrone. Suicidio? Omicidio? Non si saprà mai. Il malefico Hope non risparmiò neppure il sultano Abdul Hamid, che a un anno dall'acquisto impazzì dopo essere stato deposto. Habib Bey si impossessò del gioiello e morì annegato. Il famoso Cartier
Mise quindi le mani sul diamante per rivenderlo al proprietario del Washington Post, Edward Bill McHale, che lo volle regalare alla moglie, Evelyn Walsh. La disgrazia si abbatté sulla famiglia americana. Sembra un lungo elenco di morti in battaglia quello che segue, ma è tutto documentato dagli archivi storici. Dapprima morì la madre di McLean. Seguirono le due cameriere di famiglia. Il primogenito di McLean, 10 anni, un giorno sfuggì alla sorveglianza delle guardie del corpo e finì investito da un'auto. McLean, distrutto dal dolore, divorziò dalla moglie, cominciò a bere e fu vittima di uno scandalo che distrusse definitivamente la sua reputazione di uomo onesto. Evelyn volle sfidare la mala sorte e tenne il diamante, continuando a sfoggiarlo con orgoglio. Nel 1946 sua figlia ingerì un'overdose di barbiturici, ponendo fine alla sua esistenza. Tempo prima, al suo matrimonio, aveva indossato il gioiello della madre. Henry Winston fu l'ultimo proprietario privato che ebbe l'onore di ospitarlo per alcuni anni, trascorsi i quali lo donò alla Smithsonian Institution di Washington, che lo custodisce ancora oggi. Se è vero che i cristalli e altre pietre sono in grado di assorbire le energie negative, allora l'Hope è una prova inconfutabile di questa teoria. La sua prima proprietaria morì decapitata e forse da lì è partita la maledizione. Oppure bisogna tornare con la fantasia all'inizio della storia e pensare a quella leggenda che vede un idolo indiano profanato dall'avidità umana. È tanto tempo che il diamante non viene più sballottato da un paese all'altro. Continua a brillare di magnifici e sinistri riflessi blu zaffiro sul suo vassoio di velluto, protetto da sofisticati sistemi di allarme. E questa era la storia del diamante Hope, bellissimo e fatale. Siete liberi di credere che la scia di tragedie che si è lasciato dietro sia solo una serie di terribili coincidenze e nient'altro? O potete pensare che certi oggetti hanno in sé una misteriosa energia dalla quale è meglio tenersi alla larga? A voi la scelta. Grazie di aver guardato questo video. Alla prossima!